sembra grande, ma non lo è, o almeno lo è in un modo tutto suo, che è anche utile e in un certo senso particolare. Allora fermi lì, non vi muovete, perché cominciamo a parlare di Citroën C3 Aircross. Questa C3 Aircross sembra un'auto decisamente grande, merito probabilmente delle sue forme bombate ma anche della sua altezza di 1,64 m circa, considerando le barre sul tetto. Un'altezza che la fa entrare di diritto nel segmento dei SUV e dei crossover, ma nella realtà dei fatti questa è un'auto lunga 4 metri e 15 cm, per la precisione 4 metri, 15 cm e 4 mm. Una dimensione decisamente compatta e sfruttabile in città. Una situazione poi tra l'altro che ho valutato essere il terreno di battaglia ideale. Il design di Citroën si divide per livelli orizzontali e trova la massima espressione nel muso. Come vedete, dalla parte inferiore parte il paracolpi, poi al centro abbiamo la griglia con i gruppi ottici e nella parte superiore calandra, logo e luci di posizione in tre livelli orizzontali separati. Ad ogni modo sono proprio le forme bombate che vengono a caratterizzare questa sorta di versione rialzata della C3, la potremmo definire in questo modo, e lo vediamo soprattutto sul cofano, sui passaruota, ma queste stesse forme accomodanti le troviamo anche al posteriore. Poi volevo farvi notare il cofano, vedete quanto è corto? Tenete a mente questo particolare perché tra poco ci tornerà utile. Con una lunghezza di 4,15 m e un cofano corto, lo spazio non poteva che essere dedicato all'abitacolo, che infatti è molto ampio, si sta molto bene e sembra di essere su un'auto di dimensioni decisamente superiori. Sui sedili si sta comodi, sono accomodanti, ma proprio lo spazio vivibile è essere ottimo. Pensate che anche chi è seduto dietro sta bene con le ginocchia, sia se il conducente è avanti alto quanto me, quindi circa 1,75 m, e mi sono scoperto le carte per voi, sia se il conducente è più alto. E poi ricordiamoci che il divanetto posteriore si può regolare sia in orizzontale, quindi facendolo slittare più avanti o più dietro, sia in verticale con l'inclinazione dello schienale. Proprio Citroën ha voluto una modularità degli interni quando ha progettato questa C3 Aircross. È lecito pensarsi in fase progettuale si siano chiesti che utilizzo ne potrebbe fare il nostro cliente tipo e quindi si siano regolati di conseguenza, offrendo per esempio il sedile anteriore passeggero che si ripiega su se stesso creando un ripiano piatto in modo tale da poter trasportare degli oggetti lunghi fino a 2,40 m, oppure offrendo anche un bagagliaio che va dai 410 ai 520 litri in base a come sono posizionati i sedili posteriori. E poi diciamolo, Citroën cerca di essere figa con le linee degli interni di questa C3 Aircross, perde quel tono schematico, razionale, quasi freddo che troviamo su delle dirette rivali, ma ha delle linee quasi fashion. Certo, magari non è il massimo questo pellame con questo tessuto che mi hanno dato, l'abbinamento di colori non è il massimo, lo immaginavo più con un bianco e un rosso, però fortunatamente non mancano le possibilità di personalizzazione. L'essere fashion ha però un rovescio della medaglia, che è la mancanza di portaoggetti in un certo senso utili. Questo freno a mano è di design, ma non mi permette di avere un portaoggetti facilmente accessibile nel tunnel centrale, perché di fatto questo è un po' inutile. Ce n'è uno avanti al selettore del cambio, che ha anche la ricarica induzione per i cellulari compatibili. Io un cellulare compatibile ce l'ho. Sì, la cover è fighissima, lo so. Però evito di metterlo lì, soprattutto nel sali-scendi cittadino, che va a avviare e stoppare la ricarica, quindi io evito di metterlo lì per non distruggere prematuramente la batteria. Ovviamente lo posso mettere su questo ripiano che c'è nella plancia, fortunatamente. In tema poi di spazio dove riporre le cose, almeno c'è il vano nel cruscotto che è molto profondo, quindi si possono mettere anche cartelline, tablet da 10 pollici, non ci sono problemi sotto questo punto di vista. Nella parte mediana della plancia c'è la rotellina del grip control, che in pratica ti fa scegliere su che fondo stradale stai camminando.
in modo da preallertare in un certo senso i controlli elettronici. In questo caso fango, sabbia, ghiaccio non ci fanno paura, però chiaramente con le dovute precauzioni, con i dovuti limiti. A fianco poi c'è il tastino dell'Hill Descent Control, che frena in automatico la macchina lungo delle discese impervie e le fa mantenere la velocità che abbiamo precedentemente impostato. Sicuramente il primo traguardo raggiunto da questa C3 Aircross è la posizione di guida rialzata. I clienti che acquistano SUV o crossover preferiscono questo genere di posizione perché li fa sentire un po' padroni della strada e su questa auto non verranno delusi sotto questo punto di vista. Il cofano poi, che è corto e poco inclinato, aiuta nella fase di manovra perché permette di percepire gli ingombri, anche se comunque a supporto arrivano le telecamere che sono attorno l'auto, che fanno vedere sul display touchscreen da 7 pollici dell'infotainment ciò che stanno vedendo, tutto ciò che c'è attorno all'auto, certo con una risoluzione migliorabile, però comunque il loro lavoro lo fanno. Buona anche la visibilità posteriore attraverso il lunotto, così come quella degli specchietti laterali, ma d'altronde proprio le superfici vetrate sono uno dei punti salienti di quest'auto. Il motore che sto provando è il 1200 benzina a 110 cavalli abbinato al cambio automatico a 6 marce. Il motore è piccolo, fatto per trotterellare in città e per qualche viaggetto autostradale senza grandissime pretese. Chiaro è che se si affonda sul gas la sua spinta ce l'ha quest'auto, non è un problema. Però non è fatta per doti velocistiche, tanto che in una situazione di gas particolarmente aperto i consumi cominciano a salire in modo notevole e di certo non è nelle corde del cliente tipo di quest'auto avere dei consumi eccessivi. Sul fronte del cambio invece ho notato che la natura pacata di quest'auto è sottolineata dalla mancanza di paddle dietro al volante, nonostante impostando il selettore su M si possa decidere in autonomia la marcia. Però quando è su D, quindi fa tutto da solo, tende a mantenere troppo la marcia e restio a salire al rapporto successivo. Addirittura in alcune situazioni preferisce mantenere la quinta gas costante a 2500 giri piuttosto che salire in sesta. Al di là di questo però ho trovato il cambio idoneo a questa tipologia di auto. Solo l'ergonomia di alcuni particolari di quest'auto non mi è piaciuta, come per esempio dove è messo lo schema del cambio, così come i tastini sport e ghiaccio. Chiaro che ci viene in aiuto il display al centro della strumentazione, però proprio andando a selezionare sport o ghiaccio, i simboletti che ne indicano l'attivazione sono microscopici. Ovviamente quest'auto in sport non la metterei mai, nonostante mi abbia piacevolmente sorpreso in quanto mordente dell'impianto frenante. Però ovviamente le sospensioni sono morbide, adatte all'utilizzo cittadino, quotidiano. 4,15 m di auto poi sono comodi in città per una cosa in particolare, ed è il parcheggio. Qui viene il bello, perché il raggio di sterzata di questa C3 Aircross è molto interessante e notevole e permette di parcheggiarla in un fazzoletto, quindi in un certo senso anche le manovre più difficili diventano facili. Io di quest'auto vi ho raccontato tutto, adesso non vi resta che lasciarmi un like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto di scrivermi un commento. Io sono qui per rispondervi, per darvi ancora più informazioni, per rispondere alle vostre domande, e mi raccomando non vi dimenticate di iscrivervi al canale, ok? Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!